Dovevo scrivere HBGC. In chat, benissimo, Matt, bravi tutti. Who does Dino play? I don't know. But he knows a lot. It looks like. I think Aegis. Oh my fucking god. Interessante, interessante. Alka, Doki. Un matchup classico. Ma non vuoi troppo, in realtà. Non è che giocano così spesso. Ultimamente hanno esatto, un po'. Nelle memorie di tutti noi. Vediamo. Alka è molto passivo in questo momento. Esatto, certo, però ora che è entrato, ha trovato un'apertura. Vediamo un la pressure. Di Doki è abbastanza basso. Ecco, inizia. Ci sono dei tifi per Alka. Erika. Ok. Ha tappato le mani dal joystick. Ok. Ma no, in realtà anche pian piano si è preso un po' di palle di fuoco solo quello. L'importante è alla fine non prendersi le combo grosse di Mario. Esatto, poi ti prendi esatto. qualche palla di fuoco, non succede niente, perché poi quando entri tu lo picchi, però ecco qua Doki avrebbe potuto un po' andare avanti con la combo, ma ha deciso di no rifiutare. Empty jump sul sì. Prova la jab into grab, è stato, ma anche se l'aspettava, ha saltato. Becker, vediamo. Ora c'è la situazione di headstop, ma la palla di fuoco prende questo up smash violentissimo. Sta spammando un po' tanto Crepe. Non so sì, se ma è tutto il torneo che. Ma contro Pantena non trovo troppo. Contro PT magari poteva essere PT, meglio. Sì, ovviamente contro. Però tanto il singolo proiettile dei pelli come si chiamano? Del neutral B di Palu. Neutro, vediamo se riettava una kill. Niente. No. Clang contro gli altri, quindi non fa niente. Non pensavo una. Ha provato. Ok, grabba back però, ma non uccide. No. Non cade, Alka non cade nella rollback Vectro. Vediamo se ha provato questo ledge trap. Back air, back però non basta ancora. Alka esce e non riesce a concludere l'edge guard, ma muore da down. Bello. Allora 133-0. Comunque basta un back air, un up air decente. La sua vita è attaccata a un filo. Vediamo se Alka riuscirà a tagliarlo. Ma fair, edge guard situation, ma recupera un bel up B rapido. Vectro qua. Uccide. Ok, 21% sono assolutamente even. Assolutamente. Sì, non combo ancora. Esatto, quella percentuale. Sta droppando un po' di combo. La stessa cosa non si può dire per Doki invece. Che sì. Un'ottima sequenza. Spottage. Missato la ledge con la B ed è stato punito molto duramente. Sta fastollando un po' troppo questi Nair, che quindi non gli permettono di combattere l'ultimo hit e prendere gli altri. Dovrebbe stare un attimo più attento. Ok, ha fatto il primo. Upper. Ok, 47% solidi. Se riuscisse niente. No, non riesce a convertire niente. Ha fatto un Nair che è stato un po'. Ok, bello. Forse voleva fare questo, il Nair into grab. Ci riprova. Ha letto, ma l'esecuzione è stata. Prende quel down to back. Bella cape, quella lì invece. L'upsdash ci poteva stare, ma doveva essere fatto un minimo più vicino, perché sennò Nair. Interessante. Will Becker che non. Doki, vediamo che sta già iniziando a spammare. Piccando up smash. Preso la palla di fuoco, ma niente, non uccide. Il fair, che però non comba e si resetta al neutral. Stanno entrambi spammando la kill move. Esatto. Fair e up smash. Ha provato a portarsi un attimo più a sinistra per aiutarlo. Però anche lì è un po' un rischio. Sì, perché se ti prende ti stage spike. Esatto. E poi ricordiamo che Vectro qua uccide. Ottimo punish da parte di Alka. Che la la B di Mario è invincibilità di questo inizio, potrebbe quindi essere. Niente, è solo un semplice. Ok, non prende il hit frame del attack. Qua se Alka prendesse un Nair comunque farebbe un po' di danno, però è ancora lunga. Questo Nair non ammazza. Deve stare super attento Alka, potrebbe
E ad Upflash è quella, quello per lo frega, non se lo fa. Ecco, tipo, beh, questo. Esatto. Però bel backer che clanga. Ah, per non, per non uccide, ma me lo mette in una posizione scomoda. Bella recovery dall'alto. Bello. Upflash è in, in advantage ora. Speriamo che non si faccia super attento. Esatto, ora, che non si faccia prendere dalla foga. Vicini. Esatto. E un qualsiasi cosa di Mario potrebbe porre fine alla sua storia. Esatto. E Mario è 63, quindi ancora la kill non c'è. Downing. La DI. Qua. O fai SDI, esci dal layer. No, no. Ma non è facile. Oppure. Giocato entrambi. Bella partita, sì. Nonostante anche se fosse sotto. È riuscito comunque a. Vediamo ora la scelta. La scelta dello stage. Bannerà Downing. No, ah no, giusto, deve bannare Doki. Quindi beh, potrebbe bannare FD. FD. FD è problematica magari per Mario quanto Palu. E poi in realtà non troppo. Poi ci sono tanti cose. Altri stage che... Forse un calo perché non ha platte su cui extendere. Sì. Potrebbe... Sentiamo un Town in City anche bannato, che ci sta, perché sennò la backtrack di Palo uccide. Uccide ridicolosamente. Esatto. E... non ho capito gli altri. Comunque dicevamo della cape. La cape, se riflette un singolo proiettilino della Neutral B, questo va a clangare contro un altro proiettilino. E non fa niente. E quindi ti prendi il terzo. Esatto, ti prendi il terzo, il quarto, il quinto. Mentre per il side B è già un attimo più utile, perché non lo subisci. Esatto. Però comunque non è che lo stai rimandando indietro. Per cui... palla. Ok, non ho visto cosa ne penso. No, neanche io. La musica forse. Pokémon Stadium. Stadium 2. Per me c'è stato giocato su Small Battlefield. Sì. Ok. Beh, Pokémon Stadium. Small Battlefield più grosso. Sì. L'unica cosa che cambia potrebbe essere prende Yoshi. Sì, sapevamo che dai weekly Doki spesso prende Yoshi. Sì, contro qua, Alka. Che è una scelta un po' strana, strana perché di dice che me compreso, sì, trova, compreso trova il mashup, però devi solo, non, devi solo non saltare molto e però diventa però un po' complicato con Yoshi. Già. Però ha detto che lo soffre un po' di più il suo Yoshi, quindi vediamo un attimo. Sì. Come... però per il momento lo sta zonando tranquillamente, lo sta gestendo, però sta perdendo un po', sta lentamente perdendo stage control, stage control. Infatti vediamo che e diamo che è entrato, però sono un 8% e si resetta. Ho provato a leggere un jump. Questo pivot era quella di Yoshi. Okay. Il backer trade. Ok, converrà? No, ha missato il backer. C'è. Ha provato il wave bounce di Neutral B, ma non ce l'ha fatta. Vediamo, andrà a tech sulla plat. E bella slash, bella slash. Assolutamente. Forse questo matchup deve cercare di stare un attimo più lontano. Alka. Paolo, sì, sì, ovviamente. Rispetto sì, sì. A Yoshi, gestire le uova e usare i tuoi proiettili che sono superiori. Occhio al backer qua. Il downer. Abbiamo visto che. Ci uccide molto. Sì, piace ad occhio. Bello. Belle down B. Però non è morto. Anche morto. Io pensavo. No. Invece no, il Downsmash che però non era, non era punibile, e beh, che chiude la stock, però 87% comunque ci vuole fuoco. Il side B, miss della Down to Bay. Sì. Vediamo che cosa farà. Sto prova a prendere il jump, ma non c'è. Ne è l'auto shield classico, gli Yoshi il back. Continua a bakerare, si prende un po' di uova, ha provato a fare Upsmash. Ma non ce l'ha fatta. Sta missando un po' tanti down throw Bear, perché quella di AI non è perfetta. Potrebbe prenderlo il Bear. Però di nuovo sei B, ma è evidentemente un miss input. Non lo so, l'ha utilizzato anche contro Goldfish. Non vorrei. Dici? Un shield non è così unstable. 50% di danno un Nair. Esatto. No, in realtà contro Yoshi no, perché non è così facile. Ha vediamo, provato a leggere il salto classico. Però non ha preso, ma è comunque 90. Sì, 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 ma... un backer alla ledge rischia di ammazzare i Doki lo sa. Esatto. Forse Alka in questo momento deve cercare di ristabilire un attimo di controllo. Sì, esatto, che... cioè, riuscire a camperarsela un po' di più, perché questa cosa doveva aspettare, doveva scendere fuori dal range di
Yoshi, cioè, così è stato... Non aveva tanto da dove scappare, però... Però era molto alto, sì. Quindi se anche si spostava vediamo un po', la combo. Riusciva poi a farlo. No, oh. Perde l'ultimo hit dell'upper, quindi non combo. Questi upper invece fanno... Da... Un nair, forse combo in upper, sì. Ok, perfetto. Non era una combo, però va bene, comunque. Prova left hit, che però non ci arriva. Né fair out of shield da parte di Doc è un po' discutibile, Nair avrebbe punito perché non era proprio safe. Su down smash, cercare di punire una tech. Sì, sta cercando di prenderne molti di sì. Down smash, gli piace. Ci sappiamo che a Doc piace gli piacciono gli smash. Sì, 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 gli piace scriccare, ma è forte scriccare in questo gioco, quindi ci può anche stare. Bel Nair, sì. Doc senza jump, giusto? Però riesce a recuperare tranquillamente. Il backer, okay. Lo rimette a out of steel. Ora sembra la stia riprendendo un attimo il pace, sì. Ottimo backer a staffare il fair. Abs ci riprova, ma Doki entra con un nair. È bello, bello. 87%. Com'è scappato? Potrebbe riuscirci se mantiene la precisione, esatto. E il pace di prima. Ovviamente la super armor di Doki. Di bel backer. Sì. Con down smash dove si aspettava arrivasse il teleport, ma... Non arriva, 61%, 68%. La sta riportando Ivan. Se sta attento a questi backer in air, sì. Potrebbe ancora vincere l'arca. Prova per quella lì potrebbe essere. Jab, sta provando questa. È stato molto bello. Jab down B. La gente non se lo aspetta, o tiene shield. E però devi stare attento. A... Quindi... 2-0 per Doki. No, Doki è con la Y. Ce l'ho quasi. Anch'io ci sono rimasto che sia con la Y. Almeno me l'ho messo per il posto. Ok. Quindi ora ha giocato Yoshi. Vediamo il colore. Sono perso. Non c'è l'apostrofo anche. Andiamo a controllare. Doki con la D minuscola o K maiuscola? Ah, non ce l'ha attaccato. Ok, ora ho capito un attimo più il senso del nick. Io no. Ogni volta che vedi streamer i titoli morti come sbagliati. D minuscola o maiuscola? Ok, ora ritorniamo alla... Ci sarebbe anche la K maiuscola. Masti cazzo. Andiamo. Non c'è differenza. Ritornano su PS2. Ci può stare dal punto di vista di Alka. Perché il suo obiettivo è... Tenere gli occhi lontano e usare i proiettili. Esatto. Upper, up tilt, ma non combo in upper, troppo bassa percentuale. Esatto. E il Nair prende upper, ma non prende di nuovo l'ultimo hit. Però lo riesce a prendere un al salto. Alka sta soffrendo un po' il perdere queste combo base. Che abbiamo già visto prima, ne ha perse un po'. Che non è da lui, del resto. Esatto. Ah, comunque ora è 47%, qua doveva fare Nair, ha sbagliato, e qua ha saltato durante la combo, ha fatto due errori di seguito che gli sono costati... 40%. Sì, 60%, era veramente... Neutral B, vediamo se, riesce a prendere i danni, ma non nel knockback. Bello. Down tilt, però, non riesce a convertire. Dash attack per punire il down B. E l'upper che ha mandato la clippata in alto. E il side B che però sappiamo non uccidere e non fa troppo danno, ma il back chiude la stock. La chiude. 80% d'occhi. Complicato. Alka deve cercare di prendere un edgeguard. Possibilmente. Bear. Non gli sarà uscito il bear, però comunque sono danni. Però un... Drop down air. Sì, quando poteva semplicemente grabbare. Sì, è grabbare, esatto. Ok, bello, questa volta preso down to bear, infatti ho visto drop alla legge con down B. Alka ora cercherà questo backer della kill di backer. Blocker riesce a prendere questo up e prova un già blocca. Non uccide davvero così scarsa. No, esatto, ma mi è sembrato fortissimo. Mi è sembrato strano. Il backer clangano, ma ok. Backer. No, è troppo alta come percentuale. Cioè, a meno che non faccia di ice proprio sbagliata, non riesco a prenderlo. Ok, Doki si avvicina, ma non fa nulla. Quindi Alka lo punisce. Si aspettava magari job down B, come è già successo prima. Fa le cancel per tornare on stage. Per di Doki. Sta
sta cliccando un po' tante grandi occhi, che non è troppo buono così, no. Perché Yoshi non ha chiltro e la palla di fuoco di Alka chiude la stock, sì. Però 111% non sarà sempre. Doki si è fatto valere questa stock, infatti è un buon vantaggio. Ok, fair, però è un 6 punito hit, quella percentuale, e il fair, no, fair che uccide, che snipe al teletrasporto. Vediamo questa combo. Di nuovo, non prende l'ultimo hit dell'upper e non gli permette di combare. Prova un back here che ci poteva stare per mandarlo stage, però... Qua un Nair che alla fine hitta, ma forse grab sarebbe stata meglio. Down throw fair, perfetto. Qua grab, missa. Ci ha riprovato, ma questa volta Alka se l'aspettava, infatti l'ha punito. Bella palla di fuoco. Vediamo come... Upless prova, ma era troppo lontano, quindi non se la prende. Bello punish. Bello la down throw, esatto. Che va su attack sulla plat. La può ancora recuperare. Assolutamente. Occhio a poco shield, molto pochissimo. Poco shield. Mi aspetto un down B da parte di Doki. Sì, da un momento all'altro. Non so perché, ma me lo sento. Occhio. Qua. E ora di nuovo sta riprendendo. Eccolo. Però arriva, ormai Alka la tab, Alka l'ha capito. È riuscito a mesciare ed è riuscito a recuperare. Vediamo se si prende un backer che manda parecchio lontano. Doki golosissimo per questo fair. E il down la chiude. Bella giocata, bene. Doki ha giocato molto bene. Alka ha iniziato un po' tante combo. Sì. Sarà la tensione, sarà Ci sta. È comprensibile. E Alka,